Vi siete mai chiesti se il vostro PC sia effettivamente in salute? Ma soprattutto, avete una minima idea di come si possa valutare questo aspetto? Ecco, fino a qualche anno fa nemmeno io, o perlomeno non me ne curavo così tanto da mettermi a fare una ricerca. E questo è grave perché tante persone magari non sanno che il loro PC, così come il me del passato, è in condizioni magari non ottimali, o comunque ci sono dei problemi che non causano magari crash o cose del genere, ma stanno rallentando le performance che il nostro PC potrebbe avere. Oggi parliamo di questi aspetti e vediamo un pochettino di programmi che possano accelerare gli aspetti di controllo della stabilità e della salute del nostro PC effettivamente. Usura, cattivo utilizzo, componenti che magari si trovano un po' sovraccaricate, dissipatori che non ce la fanno più, sono tutte cose che possono causare dei rallentamenti del nostro PC. Magari non così gravi da farsi notare in ogni singola azione che facciamo, ma abbastanza da darci fastidio quando poi si manifestino. Oggi capiamo un pochettino come risolvere tutto questo. Ma soprattutto capiamo come risolverci un pochettino la vita quando si parla di lavoro con lo sponsor di questo video, OnlyOffice. Questa è una suite veramente incredibile, piena di strumenti per quanto riguarda la gestione di modelli di testo, fogli di calcolo, presentazioni, PDF e tanto altro. Questo software è non solo open source ma anche gratuito, lo potete utilizzare online e offline e personalmente lo adopero come alternativa al pacchetto Office di Microsoft da ormai 3 anni. Veramente molto interessante. Con la nuova versione 8.1 OnlyOffice integra delle novità per quanto riguarda la gestione dei PDF, un formato di file fondamentale per quanto riguarda l'ambito del lavoro e dello studio. Ora potrete modificarli, lavorarci sopra, cambiare formato e tutto quello che vi possa servire con i PDF online e offline. Oltre a questo ci sono anche tanti miglioramenti per quanto riguarda i modelli di testo, fogli di calcolo e tutto quello che vi possa servire per lavorare e studiare ogni giorno. OnlyOffice è interessantissimo e soprattutto potete farlo girare su Windows, macOS, Linux, iOS e Android, letteralmente su qualsiasi cosa. Potete ostarvelo da solo sul vostro server, sul vostro PC, potete fare quello che volete. È uno dei software più aperti e completi che ci sia in circolazione e potete anche provarlo gratuitamente al link giù in descrizione. Fatemi sapere anche che cosa ne pensate giù nei commenti e noi continuiamo con il nostro video. Prima di iniziare però ragazzi fatemi sapere giù nei commenti quale secondo voi sono dei programmi essenziali per sapere lo stato di salute del nostro PC. Magari me ne sfugge qualcuno, magari voi siete un pochettino più avanti, fatemelo sapere giù nei commenti. Ad ogni modo iniziamo. Partiamo con una serie di strumenti che servono per monitorare la salute di qualsiasi PC, sto parlando di laptop da lavoro, da studio, qualsiasi cosa che monti Windows si può monitorare con questi strumenti. Sto parlando principalmente di Microsoft PC Manager. Questo è un software creato da Microsoft stessa che sostituisce programmi di terze parti come per esempio CCleaner. È un insieme di strumenti veramente incredibile per gli utenti meno esperti. Non fa nient'altro di quello che già potreste fare con lo strumento di Windows in sé, ma raduna in un'unica pagina e con soli pochi click tutte quelle funzionalità che ci possono aiutare a monitorare e tenere in salute il nostro PC. Abbiamo funzionalità di boost come per esempio quelle presenti su CCleaner che vanno a liberare alcuni dei processi in background e cose del genere, utile principalmente per magari PC un po' più vecchi che abbiano difficoltà a gestire le attività quotidiane. Poi abbiamo una sezione invece dedicata alla parte dei virus che semplicemente ci rimanda a una porzione di Windows Defender che farà un'analisi del nostro sistema alla ricerca di minacce e cose del genere, utile per chi magari appunto abbia un PC infetto o abbia sospetto magari di aver appunto contratto un virus sul proprio PC. E invece la terza sezione è dedicata alla parte dell'archiviazione, tutti i file che magari occupano spazio ma non sono realmente utili, cestino che è rimasto pieno, oppure di recente hanno anche aggiunto una porzione dedicata ai file duplicati. Se avete file doppi magari nella cartella di download o cose del genere, ve ne potete sbarazzare velocemente in pochissimi click. Oltre a questo c'è anche una piccola sezione con alcuni strumenti che potrebbero tornare utili semplicemente nel quotidiano, ma di per sé potete anche evitarli. Diciamo che in generale è uno strumento utile per mantenere la salute del PC, ci dà qualche anche riscontro a riguardo, quindi di per sé un software molto utile per gli utenti meno esperti per avere uno strumento tutto in uno, ma soprattutto non di terze parti, quindi garantito da Microsoft stessa per il suo software Windows. Quindi interessante sotto questo punto di vista e soprattutto non un bloatware eccessivamente pesante. L'unico problema con questo software, ragazzi, è che attualmente è disponibile in beta soltanto negli Stati Uniti, ma si può installare anche in Italia con semplicemente la versione in inglese, ma vi dico che è un inglese veramente molto basilare e facilmente comprensibile anche per logica. Se sostituite la vostra regione di appartenenza nelle impostazioni di Windows da Italia a Stati Uniti, molto molto semplice, da lì potrete installarlo dal Microsoft
Store. Facile, veloce e pulito. Un altro strumento utile per quanto riguarda il monitoraggio dei virus che magari potreste voler affiancare a Windows Defender è sicuramente Malwarebytes. Nella versione gratuita ci dà tutti gli strumenti necessari per affrontare un PC già infetto di cui abbiamo magari qualche sospetto. È un software piuttosto innocuo. L'unica cosa a cui vi direi di fare attenzione durante l'installazione, perché proverà a installarvi alcuni dei suoi software secondari, non che siano dannosi, però di per sé non ci servono, quindi potete tranquillamente evitarli e non scaricarli. Oltre a questo, Malwarebytes farà uno scan del nostro PC e troverà eventualmente quello che ritiene siano dei software rischiosi o cose che magari abbiamo installato da internet che non vanno bene. Potrebbe trovare anche qualche falso positivo, come nel mio caso, se magari avete qualche file o programma che non sia magari certificato al 100% all'interno di Windows. Capita per esempio con software open source non propriamente sviluppati. Oltre a questo, ragazzi, molti di voi potrebbero valutare lo stato di salute della batteria del laptop, perché effettivamente alla fine è una componente hardware importantissima. C'è un metodo super super semplice che non richiede programmi di farlo direttamente in Windows. Tutto quello che dovete fare è cercare nella barra di ricerca PowerShell e avviarlo come amministratore. Semplicemente poi nella prima riga di comando scrivete /powercfg /battery-report. Avviatelo e Windows vi genererà un HTML, semplicemente, che potete aprire poi in Edge o in qualsiasi browser, con lo stato di salute della batteria. Veramente super interessante per avere informazioni come per esempio la capacità che aveva all'inizio la nostra batteria e quale invece è quella nel suo attuale stato di salute. Quindi di per sé quanto si siano disallineati i due valori dopo un tot di utilizzo e quanto per esempio ci possa offrire ancora questa batteria a distanza di tot mesi, anni, giorni o quanto la state utilizzando. Semplice, semplice, funzionale e veloce. Detto questo, abbiamo finito la porzione per quanto riguarda i PC generalisti. Spero che siano dei consigli utili magari per aiutare i vostri genitori o comunque degli utenti meno esperti a poter monitorare un pochettino la salute del proprio PC. Adesso passiamo invece a quelli dedicati principalmente al mondo del PC gaming o comunque a strutture un pochettino più avanzate. Per quanto riguarda quest'ambito, ragazzi, partirei dalla combo più importante, secondo me, è quella che di solito dà più problemi, ovvero CPU, dissipatore e RAM. Tutte queste componenti sono testabili facilmente con un unico programma che prende il nome di OCCT. Siamo arrivati alla 13ª versione e questo programma è veramente interessante perché, oltre ad avere un'interfaccia veramente in linea coi tempi, a differenza per esempio di AIDA 64, è veramente molto completa e ha una serie di tool che ci aiuteranno a monitorare e a testare tutte le nostre componenti. Praticamente possiamo anche utilizzare soltanto questo. Se proprio vogliamo affiancargli uno strumento secondario per quanto riguarda il monitoraggio delle risorse del PC, possiamo utilizzare Hardware Info 64. Questo è un programma gratuito, veramente super completo e che permette di monitorare in maniera completa e tra le più precise possibili i nostri componenti nel PC. Che siano tensioni, frequenze, consumi o qualsiasi aspetto delle vostre componenti, lo troverete all'interno di Hardware Info 64. Non esiste un programma più completo, ma in realtà è solo per avere un secondo feedback. OCCT avrà comunque già gli strumenti al suo interno per aiutarci a capire determinate cose. Per quanto riguarda i test della CPU, ragazzi, se avete appena montato un sistema, fatto overclock, utilizzato l'XMP o per esempio montato un nuovo dissipatore, non sapete se sia abbastanza o cose del genere, il test generale più semplice da fare è il benchmark da un'ora, uno stress test abbastanza intenso per quanto riguarda la CPU. Però in realtà, se volete, esiste una combo che potete fare che testa contemporaneamente sia la CPU che la RAM. Anch'esso può essere fatto da un'ora o superiore in base alle vostre necessità, però di per sé questo è un carico abbastanza realistico perché sappiamo che la maggior parte dei programmi andranno a utilizzare CPU e RAM in contemporanea, quindi di per sé, se volete magari testare per la massima stabilità, effettivamente questo test in particolare CPU più RAM sarebbe quello più interessante. Se no, potete anche fare singolarmente le due componenti qualora invece stiate cercando nello specifico un problema con l'una e l'altra. In base alla tipologia e all'intensità di test che metteremo, per esempio SSE è più leggero di AVX2, avremo dei riscontri anche per quanto riguarda il nostro dissipatore. Diciamo che in questo caso siamo di fronte a un qualcosa che è un po' irrealistico, nel senso che a meno che non facciate appunto render o comunque dei calcoli molto avanzati con il vostro processore, non raggiungerete mai queste temperature fuori dai test sintetici, come per esempio Cinebench o CCT o cose del genere. Serve principalmente per vedere dove si può spingere il nostro processore e se al limite delle sue performance funzioni ancora correttamente o se magari vogliamo rimodulare qualcosa. Ma in generale il discorso è che se non vi restituisce nessun errore, CPU, RAM e dissipatore saranno effettivamente a posto.
e senza problemi. Oltre a questo, ragazzi, ci sono altri due modi per riscontrare la salute per quanto riguarda dissipatore e CPU. Poi torniamo alle RAM. Sicuramente un argomento valido sono le temperature, però c'è un discorso un po' più ampio da fare. Ho dedicato un video a questo argomento, ma mi sento di aggiungere una cosa. Negli anni recenti i limiti di potenza dei processori sono diventati veramente spaventosi. I loro consumi possono superare i 300 watt e sia AMD che Intel dispongono di due boost che puntano a bersagli come per esempio 95 o 100 gradi in fase di appunto carico. Quindi di per sé è diventato difficile dire in generale state sotto i 95 gradi e il vostro processore sta funzionando correttamente, perché se avete un dissipatore sufficiente questi turbo boost sfrutteranno il limite dei gradi possibili per spingere il più possibile il processore. Quindi di per sé valutate in base alle vostre necessità. Se state facendo render particolarmente ingenti e volete il 100% da spremere dal vostro processore, potrebbero tornarvi utili, ma se state facendo gaming o comunque non è che vi interessi magari recuperare quel 10% extra massimo dal vostro processore, potreste anche limitare il power limit e ottenere delle temperature inferiori. Oppure nel caso di AMD impostare un PBO meno aggressivo che magari usi come bersaglio 75 o 85 gradi. Infine ragazzi, per valutare la salute del nostro processore e dissipatore un altro metodo potrebbe essere quello di riscontrare i punteggi con quelli che possiamo trovare online in programmi come Cinebench. Per esempio possiamo far andare il test sul nostro PC e poi fare un riscontro con quelli che sono i risultati che troviamo online. Per esempio CG Director ha una lista veramente enorme con moltissimi processori che potete utilizzare come riscontro. I suoi risultati solitamente sono abbastanza nella media. Diciamo però che questi risultati sono fortemente influenzati da consumi e temperature del nostro processore e soprattutto dalle componenti che lo circondano. Quindi di per sé, se magari fate un po' meno, potreste valutare il fatto che quei test siano stati eseguiti, non lo so, a 300 watt e voi lo state utilizzando invece il processore a 150 per essere più conservativi con il rumore generato dal dissipatore, oppure aspetti come appunto le temperature. Quindi di per sé utile come riferimento, ma non fatene una religione disperata. Ad ogni modo, questi sono tre aspetti che io di solito utilizzo per valutare se il mio PC sia ok. Tornando alle RAM, c'è un modo di valutare la salute delle memorie sempre all'interno di OCCT. In passato si utilizzava MemTest 86, che in realtà è ancora un test perfettamente valido, però OCCT è veramente molto più pratico e non richiede di fare un bootable USB da poi inserire nel PC, far andare il programma e tutto quanto. MemTest è un pochettino più arcaico, onestamente OCCT fa il suo dovere, quindi di per sé non vedo perché non utilizzarlo. In questo caso ci restituirà informazioni su eventuali errori che possano avere le nostre RAM. Un altro aspetto delle RAM che sicuramente riterrei valido nella valutazione della sua salute è se effettivamente stiamo utilizzando o meno l'XMP. Questo è un piccolo boost, un profilo che si può attivare dal BIOS e che magari gli utenti meno esperti si dimenticano di attivare. Semplicemente è una questione di due clic dal BIOS nella maggior parte di quelli disponibili, e quello che va a fare è fornirci le effettive prestazioni e la frequenza che leggiamo sulla confezione delle nostre RAM. Quindi se guardando per esempio i dati che ci fornisce Arduino 64 vedete che le vostre RAM magari da 3600 MHz stanno andando a 2133, allora vuol dire che l'XMP probabilmente non è attivo o qualcosa sta trattenendo il suo utilizzo. Altra cosa importante da ricordarsi ragazzi, le frequenze dei processori possono essere annotate a metà di quelle effettive, questo perché le RAM sono DDR, Double Data Rate, e vabbè, il discorso fondamentale è che magari al posto di 3200 MHz potreste trovare scritto 1600 MHz. Non vi preoccupate, stanno andando effettivamente alla frequenza di 3200 MHz in quel caso. Però se trovate 1066 vuol dire che le vostre RAM stanno andando per esempio a 2133 e quindi vuol dire che non è attivo l'XMP. Andando avanti ragazzi, sempre per quanto riguarda l'ambito delle memorie, ci sono ovviamente i nostri HDD ed SSD. Di qualsiasi natura, forma e impostazione, possiamo anche valutare in realtà con il programma che vedremo anche la salute delle USB che ci attacchiamo qualora abbiano accesso ai dati smart. Sto parlando del grande classico Crystal Disk Info. Questo è un software che ci permette di valutare le condizioni di salute del nostro SSD. È un software che può scendere molto nello specifico e permettere di dare una valutazione, però siccome questo video è riferito ad un pubblico meno esperto, quello che vi consiglio di fare è semplicemente di valutare quella scrittina di salute che ci restituisce il programma. Se il nostro software ci dice che lo stato di salute del nostro SSD è buono o ottimo, potremmo continuare a utilizzarlo senza problemi. Sicuramente se vedete del rosso o dell'arancione iniziate a preoccuparvi, perché in quel caso vuol dire che Crystal Disk Info ha rilevato qualche problema. Se avete invece un amico smanettone potete anche mandargli i dati nella parte inferiore di Crystal Disk Info e farvi aiutare ulteriormente a capire quale sia eventualmente il problema in maniera più avanzata e quindi di per sé valutare meglio. Comunque in generale ci sono anche dei tutorial sul sito di Crystal Disk Info qualora vogliate approfondire l'argomento.
momento. Sempre rimanendo su OCCT, ragazzi, possiamo valutare anche le condizioni della nostra scheda video. In realtà in più modi. Ci sono tre tipologie di test. Abbiamo il 3D standard, che mantiene un carico fisso molto pesante e permette di valutare dissipazione e eventualmente problemi con la nostra scheda video. Poi abbiamo la versione adaptive, che è un pochettino più dinamica, semplicemente crea diverse tipologie di carico che si alzano e si abbassano. Questo principalmente potrebbe essere utile, per esempio, se stiamo testando dell'overclock o cose del genere. E poi abbiamo il test della VRAM. In questo caso, questo test, lo dice il software stesso, non è ideale per trovare problemi relativi al overclock delle VRAM stesse in termini di frequenza. Potrebbe trovarli comunque, ma richiede parecchio tempo. Particolarmente utile, per esempio, per poter valutare più facilmente se la nostra scheda video abbia dei difetti relativi alle VRAM o meno. Diciamo che valutare la salute della scheda video è un discorso un pochettino complesso, nel senso che oltre a queste cose possiamo effettivamente vedere le sue prestazioni all'interno di un gioco. Ho da poco dedicato un video al bottleneck e come questo si manifesta e possa limitare la nostra scheda video nei giochi, anche qualora magari stiamo raggiungendo un target di FPS piuttosto alto. Se volete recuperarlo vi lascio il link giù in descrizione. Oltre a questo, ragazzi, un modo per valutare se la nostra build è in salute è chiaramente vedere se rispetta quello che sono i nostri target di utilizzo. Semplicemente, se abbiamo una 4090 e notiamo che magari in 4K facciamo solo 60 fps su un gioco, ci dobbiamo chiedere se il gioco sia molto pesante o se qualcosa stia limitando in generale la nostra scheda video. Potrebbe essere il bottleneck o potrebbe essere difettosa la nostra scheda, potrebbe essere che quel gioco sia particolarmente mal ottimizzato o cose del genere. Quindi di per sé c'è uno spettro di argomenti abbastanza ampio che potremmo valutare. In generale, per la salute fisica delle componenti, OCCT è uno dei programmi migliori assieme a Crystal Disk Info per valutare tutto quello che ci possa servire in questi termini. Sicuramente un altro modo, ragazzi, è semplicemente giocare tanto, oppure utilizzare i nostri programmi preferiti, perché non c'è un modo migliore per sapere se la nostra build ha problemi in determinati ambiti di effettivamente esplorarli in maniera super approfondita e magari con il massimo delle nostre competenze. Chiaramente questi sono test che possono valutare problemi principalmente di malfunzionamento, deterioramento, usura, cose del genere, un assemblaggio sbagliato, cose così. Però quando scendiamo nello specifico, per esempio a utilizzare Blender, potremmo riscontrarne altri che siano magari anche software. In quel caso bisogna un attimino mettersi a smanettare e capire quali possano essere le possibili cause. Detto questo, ragazzi, per questo super video sulla salute del nostro PC è tutto. Io spero di esservi stato utile. Fatemelo sapere giù con un commento o anche un like, è sempre ben accetto. Noi ci vediamo al prossimo video. Voi state su More Than Tech. Ciao.